Buonasera e quasi buonanotte. Per me è un vero piacere presentarvi Mauro Santini e il suo primo lungometraggio che presenteremo questa sera nel programma Fuori Norma. Immagino che tutti i pesaresi conoscano Mauro Santini, che è di Pesaro, e la cui filmografia quest'anno è oggetto di un omaggio che va anche al di là del lungometraggio Flor da Baixa, che è il nome di un albergo di Lisbona dove si svolge buona parte del film. E non è mio compito parlare del film, non ci sarà tempo perché sarà tardi parlarne alla fine del film, ma Mauro è presente ovviamente qui a Pesaro e quindi gli lascio la parola. Beh, è sempre difficile parlare di un film della visione. Prima di tutto vorrei ringraziare Adriano per la selezione di questa sezione a cui tenevo particolarmente, essendo una selezione del meglio, diciamo, del cinema, appunto Fuori Norma di questi 10 anni. E il film è oltretutto, sono molto felice perché è una cosa che ho detto anche in sede di conferenza stampa e di Terra del Festival, perché essendo io un autodidatta mi sono totalmente formato attraverso i film visti e i biglietti, e il Festival di Pesaro, in particolare quelle mostre, le mostre di quegli anni curate proprio da Adriano, mi hanno, ecco, mi mostrarono un cinema nuovo e che tuttora, insomma, si riflette continuamente nelle cose che faccio oggi. Il film che vedrete questa sera è un film senza sceneggiatura, che nasce da un cortometraggio omonimo che passerà tra l'altro domani sera a Palazzo Gradari in un programma un po' tardo, a 12:15. Ed è un film che quindi a poco è cresciuto fino a diventare un lungometraggio. Si parte dalla città di Lisbona e si attraversano altre 3 città che sono Rio de Janeiro, Taranto e Brasile, prima del ritorno nella città portoghese. Dovete avere un po' di pazienza, un film senza dialoghi, senza sceneggiatura, ripeto, e diciamo che la scommessa di questo film stava nello scrivere la sceneggiatura in fase di ripresa assieme alle città. Quindi c'è anche, devo dire, una certa differenza nel riprendere una città dall'altra a seconda di come le città stesse si sono mostrate di fronte alla meccanica. Non ci sono attori se non una figura femminile che si muove nella città di Lisbona, una figura importante. È un film molto autobiografico, tra l'altro, un film che racconta comunque 10 anni della mia vita, per la mia lettura, qualcuno, appunto, non avendo dialoghi e sceneggiatura, può leggere il film a suo modo. E mi pare di aver detto già tanto. Quindi, diciamo che la traccia del film fondamentale è quella dello sguardo. Se devo rintracciare un soggetto, una sceneggiatura che c'era molto, stava nel gioco che si crea tra questi 2 sguardi che alla fine forse riusciranno a unirsi. Il tuo è uno stile che richiede uno spettatore paziente, che riscopra lo sguardo lento, per così dire. Sì, io non sopporto i film che mi danno tutto in pasto, credo che gli spettatori della mostra sappiano cosa significhi, e quindi chiedo allo spettatore di partecipare alla visione. Lo metto di fronte solitamente a dei piani molto, molto aperti, nei quali lo sguardo può perdersi, smarrirsi o trovare cose ulteriori rispetto a quelle che ho percepito io. Quindi cerco di dare sempre una lettura molto, molto ampia, molto aperta allo spettatore, e gli chiedo in qualche modo di partecipare anche in ultima. Bene, grazie e buona visione.